Buongiorno amici, buongiorno amiche. Finalmente torniamo a testare un Ottocast. In questo caso, vedete, è il Play 2 Video Pro. Ma vi anticipo che di Pro ha ben poco, ha delle mancanze che secondo me non lo fanno essere un Pro. Eccolo qua, sopra c'è un effetto, come dire, fibra di carbonio. Qui c'è un LED, l'ingresso per la USB classica, sotto c'è un po' di dissipazione e qua c'è la USB-C con cui lo potete collegare alla vostra autoradio. Io vi anticipo che questo cavo non è quello originale, ma ne ho dovuto mettere uno io che avevo in casa, perché quello originale mi dava problemi. Il box non veniva riconosciuto dall'automobile. Mi ero preoccupato, pensavo fosse fallato il box, invece il problema era il cavo. È bastato sostituire il cavo con un semplice cavo della Ugreen preso a 2 euro su AliExpress e il box magicamente ha iniziato a funzionare. Come vedete, ho inserito una USB classica perché qui ci ho messo della musica, dei video e delle APK. Prima di andare al dettaglio del funzionamento del box, vi anticipo che lui, come tutti gli altri box, viene visto dall'automobile come se fosse un iPhone. In realtà non abbiamo collegato un iPhone alla macchina, ma abbiamo collegato appunto questo box. Ma questo succede con tutti gli altri box della Ottocast, della MMB, della Carling Kit. Tutti vengono riconosciuti dall'automobile come fossero degli iPhone. Infatti, per utilizzare questi box, la vostra automobile deve essere dotata di CarPlay via cavo. Se non avete CarPlay via cavo nella vostra automobile, non potete installare questi box. Ricordatevelo, perché molti li comprano su Amazon, poi fanno reso, ma in realtà è un loro problema perché in auto non hanno CarPlay. Quindi lo collegate, qui apparirà un launcher che poi vi farò vedere. In questo momento invece è in riproduzione un file video presente nella mia chiavetta. Vediamo se lo riproduce. Sì, lo riproduce anche con buone proporzioni e questo file è presente nella chiavetta. Nella chiavetta ho messo anche della musica e delle APK. Però vi anticipo subito che le APK, che sarebbero i file che permettono di installare le applicazioni, su questo box l'installazione fallisce e non capisco perché. Vedete, mi dice file non valido, ma io ho provato vari file e tutti non mi vengono installati. Invece la musica e i video presenti sulla chiavetta, questi sì, vengono riprodotti. Proviamo questo adesso, un file audio. La musica, anche questa presente nella chiavetta, viene riprodotta. Quello che appunto non funziona invece è il lancio dell'installazione delle applicazioni. Allora voi vi direte, va bene, non si installano le applicazioni, ma ci sarà un Play Store. No, non c'è il Play Store. Quindi le uniche applicazioni che potete installare sono queste presenti nel box. Eccole qua. Queste sono le applicazioni che potrete avere con l'Ottocast. Non ce ne sono altre, perché il Play Store non c'è e perché l'installazione da file fallisce. C'è Netflix, c'è YouTube Music, c'è Spotify. Quindi, per carità, ci sono cosette interessanti, ma non c'è la possibilità di installarne altre. Questa invece è la schermata di aggiornamento che mi dice che non ci sono aggiornamenti perché l'ultimo risale a settembre. Quindi una procedura di aggiornamento semplice perché è appunto possibile lanciarla qui, vedete, in modo semplice, senza dover cercare file su internet senza dover fare cose complicate. Allora, adesso torniamo alla schermata principale. Eccola qui.
Vi anticipo che YouTube funziona e funziona anche in movimento, stessa cosa per YouTube Music e Spotify. Quindi un conto è che voi lanciate questa applicazione da qui, un conto è che la lanciate da Android Auto. Anzi, scusate, YouTube ad esempio su Android Auto non c'è, quindi potete tranquillamente lanciarlo da qui. E quindi sarà visibile anche in movimento, anche se questa è una versione con pubblicità e non curata. Questa è un'utilissima applicazione per la IPTV, ma appunto, come vi dicevo, altre app non ci sono. Allora, non andiamo alle conclusioni, ma quasi, perché questo box viene venduto su Amazon ad una cifra vicina ai 200 euro, mentre sul sito della Ottocast viene venduto ad una cifra vicina ai 100. Sicuramente il prezzo di 100 è quello più adeguato, più vicino a quella che è il suo valore, perché lui non ha il GPS integrato, non ha lo slot per l'espansione di memoria, ma bisogna utilizzare appunto una chiavetta USB come ho fatto io, non ha un vano per la SIM, quindi ha molte mancanze, ha un Android 12, ha solamente 16 GB di RAM, di cui 8 sono occupati dal sistema, no scusate, ha 16 GB di memoria interna, di cui 8 sono occupati dal sistema, mentre la RAM non sono riuscito a vederlo dalle impostazioni e in nessun altro modo, ma io da come lui si comporta presumo che abbia massimo 2 GB di RAM, non ne ha sicuramente 4, non ne ha sicuramente 8, e per un box che su Amazon costa 200 euro mi dovrebbe averne almeno 4, ma addirittura sarebbe meglio 8, non sicuramente 2. Per carità, tutto funziona, ma nulla è scattante, vedete, le cose le facciamo tranquillamente, ma non sono scattanti. Quindi è un box che io non mi sento di sconsigliare, dipende dal prezzo a cui lo comprate. Se lo comprate sui 100 euro massimo va bene, ma se dovete superare questa cifra ci sono box migliori che abbiamo recensito su questo canale, ma anche box migliori della Ottocast stessa. Questo è un box, diciamo, basico, basilare, starter, ma non può costare 200 euro, ne deve costare meno. Funziona YouTube in movimento, funziona Android Auto, funziona CarPlay, entrambi in modalità wireless. Questo è un plus. Quindi lui, rispetto ai classici adattatori che rendono la vostra connessione CarPlay o Android Auto wireless, lui fa questa funzione, ma poi appunto avete anche Netflix in movimento, cosa che quelli non fanno. Ultima cosa, questi box, sia lui che tutti gli altri, essendo visti dall'automobile come fossero degli iPhone, perdono delle funzionalità sulla mia automobile. Ad esempio, io perdo i comandi al volante, perdo qua le copertine Spotify, e per telefonare non posso utilizzare la funzione chiamate, ma devo utilizzare qui l'applicazione dedicata del box, oppure entrare su Android Auto, quindi utilizzare sempre il touch per telefonare, per cambiare i brani. Questa è una cosa che a qualcuno può non interessare, a me sinceramente non mi fa impazzire qua non vedere le copertine Spotify, preferisco rinunciare a funzioni quali YouTube e utilizzare Android Auto classico. Direi che abbiamo detto quasi tutto, anzi abbiamo detto tutto, se ho dimenticato qualcosa me lo potete chiedere nei commenti, vi metterò il link all'acquisto sia di Amazon che del sito della Ottocast. Saluto tutti, saluto Pasqui che ci ospita nel suo canale e ci vediamo presto. Ciao ciao!